Festa del ringraziamento, non soltanto una festa, ma temi di fondo. Sì, è un momento di riflessione, la festa del ringraziamento l'è sempre stata da più di 60 anni, da quando è stata istituita. È un momento in cui gli agricoltori si ritrovano per ringraziare rispetto a quello che è successo nell'annata appena trascorsa, anche se questa è stata un'annata un pochettino difficile, però anche un momento per riflettere su dei temi importanti. Lo facciamo insieme alla CEI, che quest'anno ci ha sollecitato un tema molto attuale, che è l'ospitalità e l'accoglienza. Quando parliamo di questi temi non parliamo soltanto delle situazioni più disagiate, ma facciamo un discorso a 360 gradi. Le aziende agricole sono sempre state in prima linea rispetto a questi temi, vuoi per l'accoglienza rispetto alle fasi lavorative, quindi quando ti trovi con diverse persone, dipendenti, che per un periodo stagionale vengono accolte all'interno delle aziende agricole, ma oggi nell'ottica della multifunzionalità anche per quanto riguarda il discorso degli agriturismi e l'accoglienza, che non è soltanto per le persone più svantaggiate, ma anche per i disabili, per le famiglie che si trovano con condizioni particolari, con esigenze particolari, e tutto quello che può accogliere e migliorare la fruibilità del territorio e l'accoglienza fa parte dei temi che ci sono cari. Oggi del 10 si festeggia la festa del ringraziamento. Sì, la festa del ringraziamento non solo nostra di Alia, ma proprio la provinciale. Io sono ben 28 anni che sono diventato presidente di sezione del paese e avrei avuto piacere, cioè, sono molto orgoglioso di aver portato questa festa qua, me l'hanno accettata, ringrazio il presidente Fabrizio Gagliati e il direttore Mellano, che a marzo, sta primavera, mi hanno detto che avevano accettato Alie, e questo è proprio un orgoglio per me, è come aver salito il Monte Bianco, ecco. Oggi sono arrivato a fare questa festa che mi piaceva proprio portarla nel paese, la meritava anche Alie, perché è un bel posto, la chiesa, il Prioso, e ci siamo tantissima gente da tutta la provincia, e vediamo poi adesso le bandiere che saranno, cioè di solito ci sono 70-80 bandiere nelle altre giornate provinciali, vedremo qua, ma penso che ne vengano tante. È un orgoglio per me aver raggiunto questo traguardo. A posto?